A tutti. Per questo video realizzerò dei piccoli salsicce vegan. In questa ricetta utilizziamo ingredienti ad alto contenuto proteico. Inoltre, utilizzeremo il farro, nome comune per tre differenti spezie del genere Triticum. Il farro ha ottime proprietà nutritive. È del cereale ancestrale del frumento. È il frumento meno caloriche fra tutti e contiene la metionina, aminoacido essenziale carente in gran parte dei cereali. Ora vi elenco gli ingredienti che ti servono. Ho bisogno per fare questa ricetta di una tazza di farro, una di soia, una di fagioli barlotti e come spezie ho messo un cucchiaio di sale, un cucchiaino di pepe, un po' di noce moscata, coriandolo, origano e ho aggiunto un cucchiaio abbondante di farina di caruba. E un cucchiaino di semi di lino, la farina di caruba per la B12. E ho bisogno di un po' di capugliato, una tazza da caffè e una tazza di pane grattugiate con un po' di crusca. Ho messo tutti gli ingredienti nella pentola a pressione a bollire per 3/4 d'ora. Tranne il pane grattugiato con la crusca. Ho parlato di capogliato, però possiamo dire che è pomodoro secco tritato, messo in olio. Abbiamo frullato tutti gli ingredienti insieme, poi aggiunto il pane grattato insieme alla crusca. Ne potete aggiungere fino a ottenere questo panetto che già ho preparato. È un panetto, potete lavorarlo benissimo, non incolla sul tavolo. E poi ho fatto delle parti di questa grandezza più o meno e le ho arrotolate e ho ottenuto queste salsicce. Ecco un secondo piatto per davvero invitante e anche buono. Le salsicce sono state messe a cuocere in olio bollente per 2-3 minuti. Non dobbiamo dimenticare che poi tutti gli ingredienti sono stati cotti prima. Io vi posso suggerire, se volete un gusto un po' più acceso, di aggiungere un po' di capogliato sulle salsicce al momento di servire. Vi ringrazio di aver visionato e buona giornata.